Bomba Day a Ronco San Baccio, un'altra giornata vissuta dai residenti come i loro precedenti di San Costanzo, passata come da copione. Tutto si è svolto come era stato predisposto dalla prefettura di Pesaro Urbino, in concerto con il comune di Fano e le forze dell'ordine. La professionalità rodata del corpo degli artificieri dell'esercito di Castelmaggiore ha consentito l'esecuzione delle operazioni in totale sicurezza e in tempi ancora più rapidi rispetto a quelli previsti. Sicuramente il ringraziamento va anche per la pazienza, ovviamente, ai residenti di Rocco San Baccio, che ultimamente sono anche abituati a dover assistere a queste rimozioni e brillamento di ordigni bellici, e quindi anche a loro va il ringraziamento per la pazienza che hanno avuto e anche perché si sono organizzati da soli senza nessun problema. Così alle 13.25 la bomba d'aereo da oltre 100 kg è stata fatta brillare una volta che è stata sotterrata a oltre 7 metri nella cava Penserini. Attenzione! 3, 2, 1, fuoco! 178 persone evacuate in un raggio di 1200 metri dal cratere dell'Ordigno alle 8 di mattina hanno autonomamente abbandonato le loro abitazioni per farvi ritorno alle 11.30. Le operazioni di bonifica si sono svolte prima attraverso il despolettamento dell'Ordigno a cura degli artificieri del reggimento di Bologna, dopodiché si è passati al caricamento della bomba resa inerte e trasportata presso la cava Penserini di Fano, dove è stata successivamente brillata e quindi si sono concluse le operazioni relative a questa bonifica. Attenzione! 3, 2, 1, fuoco! Però